Praticamente sono le foglie delle piante delle zucchine. Ci si fa la E minestra. come si chiamano? I tennerumi. I tennerumi. Ma le foglie delle piante del Le zucchine. giorno. Ma lei ha in mozza, si fa la pasta con i tennerumi. Hai capito? Buona, io ho mangiato qua. Pure le zucche si possono conservare. Sì, poi gli seccavano gli occhi ad Ad Halloween. Halloween. Si possono conservare delle cose purché insomma non siano pericolose. Mi raccomando, se no è infiammabile soprattutto. Questa è un'altra storia che ti voglio dire. Sottoporre. Un'altra storia assurda, cioè si è presa cura della sua piantina, no, mi fa ridere perché potrei essere anch'io a fare una cosa del genere, per 2 anni, fino a quando non ha scoperto che, per caso, che era finta, e l'ha scoperto perché la voleva travasare, dice, oh, poverina, la voglio travasare, così, e invece come l'ha travasata si è resa conto che era di plastica, e quindi ha provato a toglierla dal contenitore e c'era scritto appunto, si è resa conto là che era di plastica. Ora, A me può succedere, io te lo sì, però attenzione, questa tiene una pianta per 2 anni, ok? La annaffia, sta pianta non però è cresce. successo in California. Quindi? No, voglio dire, California magari si può fumare la marijuana. sta pianta non cresce, e allora lei pensa, sarà il vaso che non lo fa crescere. Il vaso. Sarà il vaso, perché non cresce? Nana, e la pianta nana in realtà era una pianta finta. Da travasare, Ecco. era da travasare, quindi Però può ho. accadere, tu dici a te, A ma me può può accadere accadere anche a perché io sono me, molto rimbambita ieri per su. esempio mentre cenavo ho messo nel bicchiere da bere l'olio anziché l'acqua, per esempio, no? C'era anche la bottiglia dell'olio per condire l'insalata, io però ho boccato l'olio dentro il bicchiere. Però vabbè, Ti è mai capita. Certo, successo di mettere qualcosa che va nel forno in frigo e qualcosa che va in frigo in forno? certo che sì, Robe così, assolutamente ecco. sì, Oppure assolutamente sì. mettere cose sbagliate nel cassetto che non c'entra niente, insomma. Ma a parte che io sono uno di quelli che per non vedere il disordine ficca tutto nei cassetti, No! quindi i cassetti è come quello Io che ho mette la capito. spazzatura Tu sei uno di quelli sotto. che prende l'armadio, lo apre, fa il mucchio e Bravo, fa, up, brava, ho messo in brava, ma è ordine. vero, eh? È vero, è vero. Io sono quello che ammucchia la polvere sotto il Tu tappeto. sai che cosa ho fatto a casa mia per evitare questo? Io ho un armadio senza le ante. Così vedi che deve essere sempre in ordine. Non lo è, Non lo è. però non si possono fare Sì, certe cose in metto lì quel le robe appese, poi le rimetto e poi metodo. le Quando sarà? ammucchio. Quando sarà, sarà. Però è Così è chiuso, uno, è tutto però entra in ordinato. camera, è tutto ordinato, Uno dice che quindi. bello, così profumato e Perché le ordinato. ante nascondono lo proprio. Quindi l'anta L'anta serve. serve. È L'anta, l'anta, importante. l'anta, l'anta. L'anta è importante. Allora, noi ci vediamo la prossima settimana. Col dito sto dicendo, ci vediamo la prossima settimana di mercoledì alle Alle 18. 18. Alle 18 e saremo qui io e Giulio Berghella a raccontarvi uno spaccato di vita nostra, vostra, di tutti quanti, ok? Certo, se volete potete anche scrivere la vostra storia a contatti@rtradioterapia.it, ve lo ripeto, contatti@rtradioterapia.it. Scrivete tutto quello che volete, magari mercoledì ne parliamo, magari vi chiamiamo, Vi perché chiamiamo? Perché no? no? Se Perché volete no? essere chiamati, fatecelo sapere che vi chiamiamo, Assolutamente sì. eh? Ok, bacioni a tutti. Ciao, ciao Giulio, Ciao ciao. Angela, buon weekend! Ah.